Ciao a tutti, come potete vedere, oggi vi parlerò dell'iPad Air, l'ultimo modello, quello del 2019. Vediamolo subito. A chi si rivolge? È vero, non è carino e simpatico come il piccolo iPad mini da 7.9 pollici e non è nemmeno maestoso come il grande iPad Pro che abbiamo visto la settimana scorsa. Tuttavia, per chi sta cercando delle ottime prestazioni e un tablet veramente affidabile, l'iPad Air fa il caso suo. Cosa c'è nella scatola? All'interno della confezione troviamo ovviamente il nostro iPad Air, il cavo USB e l'alimentatore a muro. È presente anche una piccola guida introduttiva. Come si presenta? L'iPad Air del 2019 è disponibile in tre colori, oro, argento e grigio siderale, tutti e tre che saltano sicuramente all'occhio. Inoltre, lo schermo ha una cornice veramente ridotta, il che rende il nostro tablet decisamente più slanciato e aggraziato rispetto ai modelli precedenti. Siccome lo schermo è laminato, non c'è praticamente spazio tra il vetro e l'LCD, i colori risultano così molto più vividi. Il nuovo iPad Air è dotato del connettore per la Smart Keyboard, una tastiera che abbiamo già visto nei modelli Pro. Certo, è una tastiera che costa 179 euro, però per chi è amante della produttività sicuramente rappresenta un acquisto decisamente obbligato da abbinare all'iPad Air. A differenza dell'iPad Pro, l'iPad Air ha ancora il connettore per il Touch ID posizionato sulla parte frontale e l'ingresso jack da 3,5 mm. Ovviamente queste due caratteristiche ne precludono l'impermeabilità. Sotto la scocca? Sotto la scocca troviamo un processore Apple, la 12 Bionic, che è lo stesso che alimenta la precedente generazione di iPhone. Sostanzialmente, il nuovo iPad Air è uno dei prodotti più potenti a livello di tablet attualmente presenti sul mercato. La configurazione base è da 64 GB e si passa poi direttamente a quella da 256, manca la versione intermedia da 128. È presente l'opzione Wi-Fi oppure Wi-Fi più cellular. La fotocamera da 8 megapixel è buona, ma non è eccelsa e sfigura se confrontata a quella degli ultimi smartphone. Ancora peggio, purtroppo, quella frontale che è da soli 7 megapixel. È semplice da usare? L'usabilità e la facilità di approccio con l'interfaccia utente sono entrambi dei marchi di fabbrica di Apple. Ovviamente iOS è ottimo e si usa molto 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 facilmente. Anche chi non ha nessuna competenza riuscirà, con un poco di pratica, a maneggiare le gestures necessarie per navigare nell'interfaccia. E le performance? Ovviamente le prestazioni sono ottime. Geekbench 4 gli ha dato un punteggio di 11.575 punti, quasi il doppio rispetto alla generazione di iPad precedente. Tutto questo grazie al chip A12 Bionic, che lo rende perfetto per utilizzare più app e avere prestazioni generali decisamente maggiori. L'autonomia è di circa 10 ore di media se utilizziamo il nostro iPad per navigazione Wi-Fi, video e musica. Ovviamente, se abbiamo invece deciso di giocare, la batteria durerà leggermente di meno, oppure drasticamente di più se lasceremo il nostro dispositivo ogni tanto in stand-by. Con un utilizzo frequente anche in modalità stand-by, infatti l'iPad Air arriva fino a 24 ore di autonomia. Un utilizzo poco frequente ci porterà invece a un'autonomia di una settimana. Veramente, veramente incredibile. Inoltre, questo è il primo iPad a supportare la ricarica veloce. Infatti, questo elemento era prima appannaggio solamente delle versioni Pro. Sì, ma quanto costa? La versione entry level da 64 GB costa circa 500 euro, mentre invece quella da 256 arriva a sfiorare i 760. Difetti? Come ho già detto, i pregi sono tanti, ma non manca qualche difettuccio. Se dovete lavorare, chiaramente l'iPad Air non può sostituire un computer. Nemmeno lo fa l'iPad Pro del resto. Inoltre, l'iPad Air è compatibile solamente con la prima generazione di Apple Pencil ed è dotato solamente di due altoparlanti invece che di quattro, come il vecchio modello dell'iPad Pro. Acquisto sì o no? Se siete un utente entry level, uno studente che vuole iniziare a prendere appunti e svagarsi nel tempo libero, l'iPad Air sicuramente fa per voi. Se invece siete un professionista alla ricerca di un mezzo che aiuti a aumentare la vostra produttività, beh, dovrete rivolgervi a un altro dispositivo, sia esso un computer portatile come un MacBook Pro, sia esso un tablet di fascia più alta come l'iPad Pro. In ogni caso, questo è un ottimo prodotto anche senza il supporto al mouse.
Io vi ricordo che lo potete trovare ovviamente su bpmpower.com. Vi invito a iscrivervi al canale YouTube se non l'avete già fatto, a metterci un mi piace alla pagina Facebook e il follow su Instagram. Se lo possedete già, diteci che cosa ne pensate nei commenti. Grazie e alla prossima!